1. Benvenuti a Vicenza Oro, siamo qui nello stand degli amici di Autoporder. Ciao Ricky. ciao ragazzi. Ciao. Ne ho parlato perché Autoporder espone anche al VOI e quindi già al VOI avevo fatto la scoperta mia personale di questo brand che ha anche qui delle caratteristiche che sono abbastanza uniche, cioè propone un design unico con soluzioni veramente personali, non sono soluzioni rappresentative, sono soluzioni uniche e vedremo adesso degli esempi, e riesce a farlo con prezzi e con un livello di qualità che è assolutamente fuori quota e con un concetto di sostenibilità che si spinge persino al riutilizzo evidente, all'utilità evidente dello shaker che dà anche il nome alla collezione. Allora, da cosa partiamo allora? Dagli shaker? Sì, partiamo dagli shaker perché Noi abbiamo, non lo trovo più, ecco. Eccolo qua, facciamoli vedere. Ecco qui, abbiamo questi nuovi shaker con colori e con, come dicevo, soprattutto c'è una ricerca ingegneristica e di soluzioni sofisticate che tendono appunto a dare un'estetica assolutamente unica. Nel caso di quel primo orologio che mi avevi fatto vedere, che è, non c'è più? Questo è il limite di edition. Lo cercavo ovunque. Certo. Ecco qui ad esempio è un tipico esempio, questa è una limited edition, ma è il tipico esempio, c'è un Seiko NH34 GMT, no? Sì. Che non è un calibro particolarmente bello o sofisticato, però è un GMT che funziona bene. Cosa succede? Che loro sono riusciti con tutta una ricerca, un procedimento in modo comunque economico e sostenibile a creare un quadrante che è assolutamente unico. Perché è zaffiro degradé. Che è esatto, una sorta di zaffiro degradé, vedete che degrada molto perché il colore cambia completamente. Questo cos'è? Lo spritz arancione? Sì, esatto. E perché poi, ecco, c'è anche la particolarità che dietro sono incisi le ricette dei cocktail. Però non viene scritto che cocktail è, cioè lo deve indovinare la persona che lo conosce, è un piccolo gioco. Anche perché, mi permetto di dire... Ciao a tutti, buongiorno. Anche perché avendo un mercato trasversale, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, i paesi comunque dove non si beve l'alcol. Dove non si beve l'alcol ufficialmente, non ci va di indicare esattamente il nome del prodotto perché una persona può acquistarlo semplicemente per le caratteristiche che ha e le specifiche che ha, per il fatto che può farsi anche un analcolico dentro le shaker, quindi certo. Dentro l'orologio. Esatto. Allora, quante ne hai fatte di queste, Ricky, di limited edition? Limited in realtà sullo shaker c'è questo, e quello fatto l'anno scorso con Barbara Palumbo in collaborazione. Sì. Con What's on the wrist. Io questo lo trovo bellissimo, ma usciremo anteprima, ve la diamo qua, sì. Così a voce. Bene. Non ce l'abbiamo, cioè l'abbiamo ma non me la facciamo vedere, la faremo vedere ai Watches of Italy. Sì. Così siamo un po' live. Certo. E, ragazzi, primo dicembre 2024 usciamo con questo, è un pre-dinner, lo spritz, certo. Che ve lo dico da buon veneto. Dopo le ore 8 lo spritz è illegale in Veneto. Non si beve più. Dopo cena si beve gin tonic, però. Noi diciamo che sgrassa. Esatto. E quindi usciamo con Autoporder Gin Tonic. Bene. Di dicembre lo presentiamo a voi. Ma è bella questa idea anche dell'abbinamento. Facciamo vedere anche il crono? Facciamo vedere il Pilot, che è un'altra novità. Ecco, è in acciaio, brunito, quindi è piuttosto leggero, anche perché poi è un quarzo, ma è leggero, sottile, ha un quadrante impressive, molto senza bello, ombra di dubbio, molto particolare, sia la ghiera unidirezionale, ha una particolare resistenza all'acqua? Sì, hai 100 metri. 100 metri, sì. Certo, con la ghiera unidirezionale. Oltre a ciò, nel fondello, in questo caso ci siamo rifatti ai Pilot degli anni 70, sì. Certo. Quindi il fondello riprende la turbina dei primieri che negli anni 70... Facciamolo vedere questo fondello con la turbina. Molto bello. Eccolo qua, fondello con la turbina. Molto bello, sì. Anche la scelta del lume Old Radium che gli dà quel look vintage, sì, anche nella ghiera qui. Poi ecco, vedete, ci sono anche cose come questa, per esempio. Questa è un po' più importante in termini Più importante, però con un quadrante Grenet che
che ha... Questo si chiama 300 e ricorda, cioè siamo, su questo modello siamo ispirati a... Wow! I fondali marini, tant'è che 300 perché è resistente all'acqua di 300 metri, questo prende questo nome. E in questo caso abbiamo i quadranti che ricordano appunto i fondali, nel colore nero come le mute, il blu del mare e il verde come il turchese che si riflette nella parte superficiale, no, del mare Adriatico. E hanno una particolarità, mi permetto di dire. E nell'inner ring è rappresentato un po' quello che è il nostro mantra, che è fai dei tuoi difetti le tue virtù, scritto in italiano, in inglese e in latino. Il latino rappresenta il passato, l'italiano il presente e l'inglese è il futuro. Bene, bello. Facendo così, secondo noi, non prendendo tutto un po' troppo sul serio, puoi arrivare da qualche parte nel mondo. Grande, puoi avere almeno il tuo posto. Ricordiamo, parliamo che... un po' di questo anche. Che... Questa è la limited edition della, sì, 300, 47 pezzi. Esatto, quindi è della stessa Ricordiamo serie. Ricordiamo il movimento, sì. Ricky, di questa limited edition. Lamberon, perché... svizzero. Okay. GMT, quindi 24 ore, quindi che funziona GMT, sì, automatico, Bogotà di Genève. Non solo NH34 ma anche, no, linea Swiss Made. Sì, abbiamo la linea di movimenti Swiss Made, e, però questo orologio non è di manifattura intera svizzera, certo, è solo il movimento Swiss Made, mentre per le entry level che abbiamo, o entry level qualsiasi voglia, abbiamo proprio introdotto da quest'anno il fatto che sono Swiss Made certificati, quindi sia la linea Casanova, certo, che Swiss GMT, proprio per dare un approccio anche di maggiore qualità percepita o idealizzata, abbiamo introdotto questa linea di produzione in Svizzera dove realizziamo lo Swiss Made. C'è una cosa che non abbiamo ancora